Questa secondo me non era una formazione per voler vincere questa gara. Poi Ibra, secondo me, poteva tranquillamente partire dalla panca. 1. 2. Il portiere che abbiamo deve andarsene, è un paperone. Anche dopo il derby contro l'Inter, dopo il rigore parato, era uguale, giusto? 3. Pioli è un allenatore scarso, senza carisma, senza nulla. Lui è un tifoso interista, ma che va dai prescritti onestoni Bauscia, seconda squadra di Milano. Pioli, Tassotti, Icardi, Pasinato, Canuti, Baresi, Damiani, Battistini, Jordan, Verza, Serena, allenatore Castagnier. Tribù rossonera, tribù di gente vera. Buona domenica, 21 di novembre a tutti e a tutti, e bentornata e bentornata qui su un canale di un vero milanista. Io quando leggo certe cose devo davvero fare dopo 12 partite, 10 vittorie, 2 pareggi, arriva la prima sconfitta. Pioli, che nell'anno solare 2020 ci ha fatto arrivare al primo posto nella graduatoria di tutti i punti di Serie A, sommando i due campionati. Posso andare avanti? Andiamo avanti? Andiamo avanti, ditemi voi. Questo è essere milanisti. Questo è essere milanisti. Tutto il resto, io penso che ci sono altre squadre che uno può tifare. Quando io ieri ho fatto il video nel post partita dicendo non siamo Bauscia, che infatti avevo cominciato subito con il cantare Ale 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 Milan Ale, dopo una sconfitta, dopo altri che invece erano lì a tirare giù le Madonne, ho subito i gufili. Non siete imbattibili, non siete immortali. Gente che fino alla settimana scorsa era a 16 punti sotto, o altri che sono a meno 7 che già hanno vinto lo scudetto. Hanno già vinto lo scudetto, diamogli lo scudetto un'altra volta, o ai prescritti o ai gobbi, diamoglielo a loro. Hanno già vinto loro. E poi in più c'è la categoria dei milanisti Bauscia, perché purtroppo non è che sono tutti Casciavite, purtroppo ci sono i Bauscia che hanno sbagliato quando sono nati nei colori, cioè secondo me gli si è sbiadita la sciarpa in un lavaggio e da nero azzurra o bianconera è diventata di colpo rossonera. E quindi dice, oh, tifo il Milan. Però se il carattere è quello di un Bauscia interista e tifi milanista, non c'è tanto, non si incastrano le due cose, giusto? Io come posso, da milanista vero, che ha visto la Serie B, per quello vi ho narrato anche a memoria la formazione di Serie B, proprio per far capire cosa significa quando c'erano 50.000 persone a vedere Milan San Benedettese che faceva 2-2, Milan Cavese che il Milan perdeva in casa 2-1, piuttosto che altre scellerate partite che non vi racconto, perché nella storia del Milan abbiamo avuto anche i nostri momenti bui, ma parlare adesso in questo modo, con un Milan che a parte si sta aspettando questa sera la partita di Inter-Napoli, anzi poi vi invito alle 8, ci farò anche una live nel post partita Inter-Napoli per fare un sunto di questa giornata proprio per quanto riguarda le posizioni alte di classifica. Quindi vi invito e ci saranno anche degli ospiti dell'Extra Combo, forse Super Combo, vediamo, vediamo oggi. E dunque, quando io leggo queste cose chiaramente rimango basito. Rimango basito perché a sto punto mi dico, allora, qual è la vera passione in un tifoso? Che cosa cerca un tifoso della propria squadra? La cosa che cerca chiaramente è l'impegno, dare tutto nonostante una giornata completamente storta, che adesso vedremo anche un po' da delle pagelle che sono riuscito a ritrovare in vari siti, farmene un po' un'idea in generale come l'hanno fatta, poi do un mio giudizio in merito, per quanto sapete a me non piace dare voti, io faccio un'analisi generale, non mi piace dare voti a nessuno, non mi piacevano prenderli a scuola, figuriamoci adesso. E dunque, arrivare a ascoltare queste cose, a me l'unica cosa che ieri veramente mi ha fatto imbestialire, se vi devo dire la verità, di Fiorentina-Milan, è vedere la fascia di capitano su quell'uomo, chiamiamolo tale, quel 71 della smorfia napoletana, quell'homme merda, è l'unico errore che ha fatto Stefano Pioli fino adesso.
Dare la fascia di capitano a uno che non dà la faccia per quello che ha detto prima dell'andare alle Olimpiadi di Tokyo, una volta che ha già detto che sì, io torno, che sì, io torno, firmo, rimango al Milan per i secoli seculorum, e poi in 3 mesi il silenzio degli innocenti, il silenzio dei prosciutti, il silenzio dell'infamità e dell'omertà. E gli diamo la fascia di capitano, sapendo che lui a gennaio molto probabilmente se ne va, sapendo che poi lui non difende a spada tratta come un vero capitano anche durante la partita certe situazioni, perché non lo è, perché con la testa non c'è. Non la potevi dare direttamente a Simon Kjær? No, questa è la cosa che più mi ha fatto incazzare ieri. Perché la sconfitta ci sta, la Fiorentina e soprattutto gli scontri tra Italiano e Pioli, anche con lo Spezia l'anno scorso, l'abbiamo visto, non so come Italiano sa ingarbugliare Pioli. Lo sa pigliare per mano i por huevos, come si dice qua. Quindi io non do adesso la colpa ai ragazzi che hanno perso. Tatarusano, ok, ha fatto la sua cappellata. Tra l'altro c'è anche un dato, che l'ultima volta segnare una doppietta Ibrahimovic nel Milan, che poi non ha portato la vittoria, è stato proprio nell'ottobre 2020 in un Milan-Roma 3-3, dove quella volta ci fu anche lo zampino nei gol subiti di Ciprian Tatarusano. Quindi Ibra, non facciamo doppiette, o ne fai uno o ne fai tre, cerca di stare così, perché se fa la doppietta poi c'è Tatarusano che fa altra roba. Ma in ogni caso non mi va neanche di condannare adesso, ok, che il flop è stato il portiere e Gabbia, secondo me. Vabbè, è stato buttato lì nella mischia perché all'ultimo anche Romagnoli è stato fuori, quindi si è visto là che senza Tomori al lato di Chiaer ci sono problemi là in mezzo alla difesa. Gabbia, amen. Il meglio secondo me è stato Kalulu e a mio avviso poteva continuare anche nel secondo tempo, probabilmente se l'è riguardato per la partita con l'Atletico Madrid, visto che è molto probabile che non ci sia ancora Calabria. Però per il resto la squadra, a parte l'errore di Theo Hernandez, che comunque ha fatto una partita sul pezzo, però l'ultimo errore è stato grave, lo sappiamo, non è stato un Milan che di per sé dici, sai, ha fatto una partita di merda e tutto. È finita 4-3. Una partita veramente spettacolare, dove abbiamo trovato dall'altra parte un Vlahovic che, come ha toccato palla 2 volte, pum, l'ha messa dentro lì come un vero bomber, e quello è un vero bomber. Però per il resto la squadra ha fatto un botto di occasioni. Il problema è che non ha finalizzato quello che doveva finalizzare. E lì è stato il grave problema. Ma non possiamo adesso prendercela con sti ragazzi che fino adesso hanno tirato la carretta nonostante tutti gli infortuni. È facile adesso dire, però la rosa, ma perché non lo sapevamo a inizio anno che la rosa era corta? Non lo sapevamo che abbiamo la rosa che in qualità e quantità non è meglio di Inter, Juve, Napoli o addirittura la Roma o la Lazio? Eppure siamo lì davanti. E allora bisognava anche aspettarsi che questa sconfitta prima o poi sarebbe potuto arrivare. Che pensavate, che facevamo tutto il campionato imbattuto? Cioè, è vero che abbiamo tutti gli scontri diretti che non abbiamo perso, però ci può stare che puoi perdere a Firenze con una Fiorentina che tra l'altro aveva perso ingiustamente la ultima partita l'altra volta a Torino, grazie a un regalo che è stato fatto, come ieri ne sono stati fatti due a Roma contro la Lazio, sì, giusti non giusti, però poi sì, c'era ieri un tipo che sono entrato anche nel video di Tifosiamo, no? E c'era un juventino, dice: "Milanista, non rigore, non parti". Senti chi parla. Cioè, senti chi parla. Quindi io realmente rimango basito, anche perché Vlahovic con i gol di ieri praticamente ha eguagliato il record di gol in un anno solare per quanto riguarda un giocatore della Fiorentina degli anni 60, che è stato un giocatore storico. Stiamo parlando di Kurt Roland Amrin, che tra l'altro poi lo svedese passò anche al Milan, dove giocò poi 2 stagioni. Quindi stiamo parlando di un vero centravanti, un bomber che a me sarebbe piaciuto già vedere da quest'anno nel Milan. Però ragazzi, io vi dico la verità, se dobbiamo
dobbiamo stare adesso a vedere anche il dato 4 gol subiti dopo 20 anni in un Fiorentina-Milan, quella volta finì addirittura 4-0 in cui fu la notte che Rui Costa stregò addirittura Berlusconi e chissà che magari Vlahovic non abbia definitivamente stregato il diavolo e noi ce lo auguriamo perché un giocatore del genere sarebbe davvero da Milan, un vero 9. Un giovane di 21 anni che in prospettiva è un crack, secondo me. Un crack, è riuscito anche a portare la sua Serbia a battere 2-1 il Portogallo in Portogallo e andare direttamente ai mondiali. Quindi è ancora più eccitato di questa cosa qua. Quindi se dobbiamo fare un vero investimento, facciamolo su questo giocatore, prima di andare a cercare nomi esotici da altre parti. Lui sa già come si gioca in Italia. Ed è su questi tipi di profili che dobbiamo andare. Per il resto, invece, fortunatamente la maggior parte dei milanisti, anche che hanno scritto, sono state persone che hanno mantenuto un certo aplomb, sapendo che la sconfitta ci può stare, però, ragazzi, per il resto, cambiate squadra, davvero. Non posso io leggere sti commenti qua dopo una sconfitta, cioè veramente non li posso leggere. Mi urtano, mi urtano, mi urtano. Non pensate che a me non, cioè sono contento per la vittoria della Fiorentina. Anch'io sono incazzato come tutti i tifosi quando si perde. Ma una cosa è incazzarsi per la sconfitta che uno dice perdi, vabbè. È una cosa che dici mica, abbiamo fatto proprio una partita di merda, dici mica. Invece non è così, non è così. Anzi, io vi dirò, come ha detto Pioli ieri nella conferenza stampa, il Milan si rialzerà subito. E non è detto che la sorpresa arrivi proprio da Madrid, mercoledì. Lasciamola lì. Pollicione all'insù, iscrizione al canale se ancora non l'hai fatto con campanella attiva, mi raccomando, noi ci vediamo questa sera in live alle 8 nel post Inter Napoli per fare il sunto di questa giornata. Un bacio alle mie amiche, un forte abbraccio a tutti i miei amici, un bel a tutta la tribù, a Uga Uga Ug e sempre Forza Milan. Sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Ciao!